Buongiorno, sono Arnaldo Di Benedetto, professore emerito dell'Università di Torino, dove dal 1969 ho insegnato letteratura italiana. Sono socio nazionale dell'Accademia delle Scienze di Torino. Dirò qualcosa sul viaggio per l'Italia di Johann Caspar Goethe, il padre del poeta Goethe. Scrisse infatti un libro sul proprio viaggio in Italia. A partire dalla fine del XVII secolo, il viaggio in Italia, spesso nel contesto di un viaggio in Europa, fu considerato fondamentale per la formazione dei giovani aristocratici e altoborghesi europei, ma anche come ultimo svago giovanile prima degli impegni politici o diplomatici o altro che sarebbero poi subentrati. Tra il febbraio e l'agosto del 1740, accompagnato da un domestico, il trentenne colto Johann Caspar Goethe, trentenne quindi, il futuro padre di Johann Wolfgang, compì un viaggio in Italia, poi da Genova partì per continuare il suo tour in Francia. Già suo padre, Friedrich Georg, aveva compiuto un viaggio in Italia, e in Italia andrà August, figlio di Johann Wolfgang, il quale a Roma morì nel 1830 e fu sepolto nel cimitero acattolico presso la piramide Cestia. La lapide della sua tomba è opera di Bertel Thorvaldsen, lo scultore neoclassico danese, contemporaneo e rivale di Canova. Di August è un diario di viaggio pubblicato per la prima volta nel 1999. Sul proprio viaggio in Italia, Johann Caspar stese tra il 1752 e il 1755, con revisioni e ritocchi fino al 1771, un libro, ben noto al figlio quando a sua volta scrisse la sua Italienische Reise, il viaggio in Italia. Johann Caspar adottò per il racconto la lingua italiana e la forma epistolare, allora assai diffusa in Europa per i libri di viaggio. L'autore del viaggio per l'Italia fatto nell'anno 1740 ed in 42 lettere descritte da Johann Caspar Goethe, questo è il titolo completo presente nel manoscritto originale consultabile online, sostenne nella premessa di essere forse il primo che offerisce una descrizione intiera di tutta l'Italia nella lingua del paese stesso. Non fu in realtà il primo, ma non poteva saperlo perché il racconto in italiano del viaggio del principe Ludwig von Anhalt-Köthen, peraltro accademico della Prussia, quindi buon conoscitore dell'italiano, viaggio compiuto nel 1598, questo racconto in italiano, allora, al tempo in cui Johann Caspar scriveva il suo, era ancora inedito. L'italiano del viaggio per l'Italia, si noti non in Italia, non manca di imprecisioni e curiosità, per quanto l'autore avesse consultato in proposito almeno due letterati italiani, il notevole Domenico Giovinazzi, ex monaco convertito al protestantesimo e residente a Francoforte sul Meno, che fu maestro di italiano a Johann Wolfgang Goethe, e tale Giovanni Pietro di Lucca. Il viaggio per l'Italia era evidentemente destinato, secondo una prassi diffusa, a fruitori familiari. Nell'introduzione, lo stesso Johann Caspar dichiara esplicitamente di aver voluto mettere in iscritto le sue notizie, senza però voler comparire in pubblico.
L'opera rimase inedita fino al 1932-33, quando fu pubblicata in due volumi da Arturo Farinelli con correzioni e revisioni linguistiche, a cominciare dal titolo Viaggio in Italia. In appendice è dato il carteggio amoroso, forse fittizio, quasi un piccolo romanzetto di scarso valore, definito da Benedetto Croce un comicissimo saggio di amoroso carteggio con una bella italiana del viaggiatore tedesco Gian Gaspar de Gueda, cioè lo stesso Johann Caspar che un po' italianizza appunto il proprio nome, e di una gentildonna milanese, Maria Giuseppa Meratti. L'autore dichiara, si è visto, d'avere offerto una descrizione intiera di tutta l'Italia. In realtà il suo viaggio non andò oltre Pestum. Infatti, ai viaggiatori era sconsigliato di procedere più a sud, sia per motivi di sicurezza, sia per lo stato delle strade e l'inadeguata accoglienza riservata ai turisti. Più tardi, nel 1767, anche Vittorio Alfieri non andò oltre Napoli, lo racconta nella vita. Non mancarono peraltro anche i viaggiatori in Sicilia. E tra loro fu Johann Wolfgang Goethe, imbarcatosi a Napoli e sbarcato a Palermo, che si mosse sulle tracce di Cagliostro e dei reperti archeologici greci, salendo anche in parte sull'Etna e con altre curiosità scientifiche e paesaggistiche. L'Italia senza la Sicilia non crea alcuna immagine nello spirito. Qui è la chiave di tutto, scrisse nell'Italienische Reise, nel viaggio in Italia, con parole diventate famose, appunto, il grande poeta. Johann Caspar scese in Italia da Vienna, dove si procurò più lettere di presentazione. Nel viaggio ha parole ammirative per Palmanova, in Friuli, fortezza incomparabile, per le meraviglie di Venezia, dove giunse per assistere al famoso Carnevale, una delle maggiori attrattive cittadine per i viaggiatori, e lui stesso accettò di mettersi per l'occasione in maschera. È inoltre descritta la clamorosa festa dei tori del 16 febbraio in Piazza San Marco, con 20 tori ed un numero proporzionato di grandissimi cani in guerra tra loro e che procurava ferimenti anche tra i tanti spettatori. Trova spazio anche il racconto della partecipazione a un ballo notturno, dove nobili e persone di infimo rango si divertivano insieme, il che faceva onore agli aristocratici veneziani. Non manca qualche cenno, allora inevitabile, alle numerose ninfe o dee succide, vero sudice della città, cioè alle prostitute. Visitò alcune chiese, apprezzandone la bellezza, ma anche deplorando gli avvertimenti e le promesse assolutorie in cambio di elemosine offerte del cattolicesimo. A Venezia incontrò il poeta Apostolo Zeno e per la prima volta vide il mare. Da Rovigo raggiunse Arqua, in omaggio a Petrarca, che lì ha la sua tomba, e poi a Ferrara sulle tracce di Tasso e di Ariosto, apprezzò la bellezza e la pulizia di Bologna. Il viaggio scese lungo la costa adriatica, secondo la prescrizione delle guide Imola, Faenza, Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, Olmo, Ancona. A Loreto visitò la Santa Casa e un bambino si offerse di fare in suo nome il giro intorno alla Casa Santa in ginocchio per qualche carità, cioè per soldi, e tante volte che io volevo. Racconto questo di Johann Caspar. Visitò inoltre una cantina fornita di 140 varietà di vini. Forse questa cantina ispirò al figlio la scena del Faust, la cantina di Auerbach. Proseguì per Recanati, Macerata, Tolentino, Foligno, Spoleto, Terni, la Cascata delle Marmore, Otricoli, Narni, Pozzo
Ponte Milvio, con sosta di pochi giorni a Roma, Civita Castellana, Legnano Flaminio, poi Eco Marino, Velletri, Salmoneta, Terracina, Fondi, il Borgo di Moli, Gaeta, Sant'Agata dei Goti, Santa Maria, ovvero quella che adesso si chiama Santa Maria Capovetere dal 1862, e poi Capua. Un certo indugio dedicato all'antica e alla nuova Capua, cioè a Santa Maria Capovetere, appunto, e Capua. A Napoli si trattenne una ventina di giorni circa, ammirando la città, le sue chiese e dintorni, Posillipo, i campi flegrei, Pozzuoli, ma anche sottolineando nell'evidente povertà della plebe. Non mancano due veloci e brillanti ritratti della regina di Napoli, Maria Amalia di Sassonia, e di re Carlo di Borbone, che pranzano e i cui gusti culinari sono rimasti rispettivamente tedeschi e spagnoli. Nota che molti napoletani rimpiangono il governo asburgico, cessato nel 1734. Apprezza la ricchezza di alcune biblioteche conventuali. L'ascesa al Vesuvio era parte quasi inevitabile della visita a Napoli. Il figlio, che condivideva gli interessi scientifici del padre, salì sul vulcano ben 3 volte. Considerazioni ironiche provocano il culto superstizioso del sangue di San Gennaro. Analoghi culti si praticano nelle chiese di Santa Maria di Donna Regina e di San Lorenzo. È quello dei 2 fiaschetti pieni di latte della Beata Vergine, conservati nella chiesa di San Luigi, detta di Palazzo, e del quale deve similmente liquefarsi nei giorni delle sue feste. Del resto, alla bigotteria dei napoletani aveva dedicato qualche cenno già Maximilien Misson nel secondo tomo della Guida Nouveau Voyage d'Italie. Era uno delle guide 5 volumi più usate dai viaggiatori allora. Altri commenti ironici sono dedicati in altre lettere all'osservanza di certi rituali cattolici. Il clero cattolico napoletano, scrisse Johann Caspar, arditamente si mescola negli affari politici, che alla loro cura pastorale non appartengono. Una vittima di tale ingerenze fu, aggiunse, il famoso Pietro Giannone. Circa le catacombe esprime la sua convinzione che non fossero opera dei cristiani perseguitati in quei tempi per coprirsi da ogni insulto e seppellirvi clandestinamente i loro compagni della fede, morti naturalmente o martirizzati. No, secondo lui le catacombe furono opera ancora di pagani. Non mancò una sua visita a Ercolano, le cui rovine erano state da poco scoperte. Da Napoli parte per Roma. Lungo il viaggio vede da lontano Monte Cassino. A Roma si trattiene più a lungo, alloggiando nella pensione Monte Oro in Piazza di Spagna. Contempla le bellezze della città, ma sottolinea anche la sporcizia regnante sotto il prezioso colonnato di Piazza San Pietro, una delle migliori di Roma, rendendolo impraticabile. Alla descrizione della Basilica di San Pietro sono dedicate molte pagine, sono poi passate in rassegna altre chiese, piazze romane, giardini, palazzi, la Biblioteca Vaticana, monumenti archeologici. Di Villa Borghese esalta l'Apollo e Daphne di Bernini, opera così bella, scrive, che la mia penna non basta per descriverla. A Roma acquista alcune stampe di abili predecessori di Piranesi, parole queste ultime del figlio Johann Wolfgang, che ne parlerà poi più in là. Nella produzione di stampe e di quadri sono vedute di Roma, con vedute di Roma o con immagini di contadine o popolani romani o briganti, era caratteristica del XVIII e del XIX secolo. In Poesia e Verità
l'autobiografia del poeta Goethe. Il figlio, appunto, ricorda l'attrazione esercitata sui suoi sguardi infantili da quelle stampe portate dal padre ed esposte nella casa di Francoforte. All'interno della casa, richiamare più di ogni altra cosa la mia attenzione era una serie di vedute di Roma con le quali il padre aveva decorato un'anticamera. Erano state incise con bulino chiaro e prezioso da alcuni abili precursori del Piranesi. Qui ogni giorno vedevo Piazza del Popolo, il Colosseo, Piazza San Pietro, la Basilica, dall'interno e dall'esterno, Castel Sant'Angelo e altro ancora. Queste immagini esercitarono su di me un effetto profondo e il padre, di solito così laconico, più di una volta ebbe la compiacenza di fornirci una descrizione del soggetto, la sua predilezione per la lingua italiana e per tutto ciò che aveva a che fare con quel paese era molto pronunciata. In una lettera alla madre del 4 novembre 1786 da Roma, lo stesso Wolfgang aveva espresso la sua gioia nel poter finalmente contemplare dal vero gli oggetti che sin dalla giovinezza vidi raffigurati nelle incisioni e dei quali tante volte udii mio padre raccontare. Johann Caspar volle che la moglie acquisisse anche una certa conoscenza dell'italiano. Goethe figlio racconta inoltre, sempre in Poesia e Verità, che nella biblioteca del padre non mancavano i più eccelsi poeti italiani. Per Tasso aveva un'autentica predilezione. La biblioteca conservava in effetti un'edizione italiana acquistata in Italia della Gerusalemme liberata e la traduzione tedesca di Johann Friedrich Kopp del poema che fu quella che poi Goethe, futuro poeta, leggerà ancora ragazzino. Ma tra gli interessi del padre c'era anche la storia naturale, un interesse che fu trasmesso al figlio. In Poesia e Verità si legge alcune volte, ci mostrò anche la piccola raccolta di marmi e minerali che aveva portato con sé dall'Italia. Una notevole collezione di minerali di Johann Wolfgang Goethe è visibile nella sua casa museo di Weimar. Altre soste sono fatte dal viaggiatore a Siena, Livorno, Pisa, Lucca. Trascorre 2 giorni a Firenze, trattando di Palazzo Pitti, della Basilica di San Pietro, con un particolare indugio sulla Sagrestia Nuova, di Palazzo Vecchio, di Santa Croce, di Santa Maria del Fiore e del suo campanile, di Palazzo Medici Riccardi, della lapide posta nel 1719 dai padri di San Giovanni di Dio, o fate bene fratelli, sull'ospedale di San Giovanni di Dio in omaggio a Amerigo Vespucci e alla sua famiglia. Da Firenze, passando per Bologna e Ferrara, Goethe padre raggiunge nuovamente Venezia per assistere alla festa dello sposalizio del mare, nel giorno dell'ascensione, ampiamente descritta. Anch'essa era una delle grandi attrattive della città e Johann Caspar racconta di aver abbreviato il soggiorno a Firenze ed essersi separato da quella che era in quei giorni la sua compagnia di viaggio, lasciandola indietro per essere presente a Venezia ad uno spettacolo così famoso. Si può vedere tra l'altro anche il cenno di Alfieri nella vita, dove si legge che gli premeva moltissimo assistere alla festa dell'Ascensione in Venezia e per questo abbandonò i compagni di viaggio a Napoli, i quali in effetti non furono più in tempo per ritrovarsi all'Ascensione in Venezia. E nuovamente presentata da Goethe padre anche la Biblioteca Marciana con altri luoghi veneziani, Burano, Torcello, Chioggia, Mestre. Il viaggio riprende. Parole di ammirazione sono spese per il Teatro Olimpico di Palladio a Vicenza, città dove la casa dell'architetto rinascimentale è mostrata
così scrive ai forastieri, con tanta venerazione come se fosse stato santo. Ma è strano che non sia menzionata la più celebre delle ville palladiane, la Rotonda, che tanto impressionerà il figlio Wolfgang nel 1786. Di Milano, Johann Caspar sottolinea la maggior libertà concessa alle donne e anche la minore presenza dei Cicisbei. Accenna alle scarse opere architettoniche di difesa militare, menziona le tante chiese importanti e indugia sulla biblioteca ambrosiana. Il Duomo, non ancora finito, vi è oggetto di meraviglia, un edificio prodigioso, scrive, poco meno grande che San Pietro a Roma, precisando però in senso riduttivo, ma opera gotica. La rivalutazione dell'architettura gotica inizierà pochi anni dopo in Inghilterra. Johann Caspar raccomanda di salire in sul tetto del Duomo per scoprirne la bellezza e per ammirare il panorama della città. Si sofferma inoltre sulle reliquie conservate nei sotterranei, vi è il corpo di San Carlo Borromeo, conservato tra gioielli che rendono necessaria una guardia ininterrotta contro eventuali ladri. Tra le reliquie sante è un chiodo della crocifissione del Nostro Signore e in proposito non manca un'altra battuta sulle superstizioni cattoliche. È anche presentata la colonna infame, per noi di manzoniana memoria, allora monumento inevitabile per i viaggiatori che giungessero a Milano. Fu abbattuta nel 1778, essendo ormai riconosciuta l'innocenza dei condannati. Dirimpetto della chiesa di San Lorenzo, scrive Johann Caspar, fu drizzata una colonna infame per immortalizzare un crimine atrocissimo che commise un cirusico chiamato Giovan Giacomo Marie, in realtà il cognome era Moro, insieme coi suoi complici, col fare unguenti e impiastri velenosi, spargendoli qua e là e contribuendo con ciò alla morte di molte persone che dalla peste erano scappate. Sofferto poi il supplizio corporale, la sua casa, come l'officina di quella scelleratezza, fu abbattuta e di sopra detta colonna innalzata. Racconta inoltre di un'esecuzione di delinquenti per impiccagione in piazza del Duomo con usi locali singolari. Da Milano attraverso Novara, da pochi anni entrato a far parte del regno di Sardegna e Vercelli, Johann Caspar giunge a Torino, dove apprezza le dritte, lunghe e larghe vie e la fortezza della cittadella. Visita nel Duomo la cappella del Santo Sudario, ironici dubbi sono espressi sull'autenticità della reliquia. La biblioteca universitaria allora in via Po, il reale castello del Valentino e quello di Venaria, veramente il più piacevole e principale, da lui chiamato erroneamente Veneria, forse aggiunge da Venere, la più bella tra le false dee, ma questa è una sua supposizione. Di recente era stato inaugurato il castello di caccia di Stupinigi, progettato da Filippo Iuvarra, ma nel racconto del viaggio per l'Italia non è menzionato. A Genova il viaggiatore si trattiene alcuni giorni, ne apprezza i palazzi, la rettilinea strada nuova, oggi via Garibaldi, la basilica della Santissima Annunziata del Vastato, che conserva tra l'altro l'eccellente, come questa è la sua qualifica, ultima cena di Giulio Cesare Procaccini. Sono ricordate anche le due pale di Rubens nella chiesa di Gesù. Johann Caspar nota che a Genova i nobili si qualificano duchi, marchesi e conti, mentre la signoria veneziana non ammette alcuno di questi titoli. Ammira le tante coltivazioni di aranci nel ponente Ligure, accenna nuovamente ai famosi Cicisbei,
la cui presenza è dovuta a un costume nato a Genova, ma ormai in fase calante. Così il mondo diventa sempre savio, commenta ottimisticamente. In realtà, una singolare difesa del cicisbeismo fece ancora nel 1768 Giuseppe Baretti. Infine si imbarca alla volta di Marsiglia e inizia il viaggio in Francia. A Genova, dei forzati condannati alle galere gli vendono per strada una tela che poi, lavata, si dissolve come una paglia. Nel racconto del viaggio per l'Italia non mancano in effetti ripetuti avvertimenti. I turisti facciano attenzione alle truffe di vario genere a cui gli italiani li possono sottoporre e a cui lui stesso è stato sottoposto. Da Venezia, nel giugno 1740, Goethe padre scrisse fra l'altro a un suo corrispondente in quello che potrebbe sembrare un momento di malumore: da nessuna parte d'Europa si viaggia sopportando tante molestie e fastidi come in Italia. Già Voltaire aveva definito l'Italia la grande rigattiera d'Europa e gli italiani impareggiabili mercanti di carabattole. Alla fine del XIX secolo, l'inglese Vernon Lee, residente presso Firenze e storica del Settecento italiano, storica di valore, scriverà che alla metà del secolo precedente i turisti inglesi erano considerati in Italia come degna preda di albergatori e ciceroni. Il viaggio in Italia aveva anche i suoi inconvenienti e persino nelle guide del tempo non mancavano gli avvertimenti.